Buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar di oggi pomeriggio in cui con i nostri colleghi Beatrice, Andrea e Daniela parleremo di come costruire un lesson plan a misura di cervello. Si tratta del terzo incontro su sei che abbiamo progettato insieme e vi lascio la parola ad Andrea. Ognuno di noi oggi si presenterà. Io sono Laura Cesaro e sono insegnante di scuola primaria, equipe formativa territoriale per il Veneto e insegnante che ha sempre usato la tecnologia in classe e attualmente è tech per FEM. Lascio la parola ad Andrea che si presenterà. Va bene, buongiorno a tutti. Io sono Andrea Finterri, sono neurobiologo e lavoro presso FEM, Future Education Modena, in qualità appunto di esperto di neuroscienze, in particolare applicate all'apprendimento e alla memoria. E invito Beatrice e Daniela a collegare i loro microfoni in modo da potersi presentare anche loro. E innanzitutto vi ricordo che vi invitiamo, nel caso abbiate delle domande, a scrivere nella sezione Q&A di WebEx e non sulla chat, altrimenti rischiamo di non riconoscerle e soprattutto di non scrivere domande di contenuto all'organizzatore perché non è in grado di trasmettercele e non vi risponderà. Detto questo, vi ringrazio, bentornati a chi ci ha già seguito nelle lezioni precedenti, benvenuti a chi è nuovo a questa serie di webinar e passo la palla, come si suol dire, alla mia collega Beatrice. Grazie Andrea, prendo la palla. Ormai molti di voi ci conoscono, quindi ben trovati e ben arrivati ai nuovi aggiunti. Ai nuovi ricordiamo che c'è una Classroom di Google, ma poi Laura vi spiegherà bene come partecipare al nostro percorso. E io mi chiamo appunto Beatrice Aimi, sono un dirigente scolastico, mi occupo da tanti anni di formazione. E ho una formazione in neurobiologia con un dottorato nello specifico appunto in neurofisiologia e attualmente un assegno di ricerca in neuroscienze presso l'Università di Parma che svolgo presso FEM, Future Education Modena, dove mi occupo specificatamente di tematiche legate alle neuroscienze e all'apprendimento. E con me c'è Daniela. Allora, salve a tutti, grazie Bea per avermi passato il pallino della parola. Sono Daniela Di Donato, sono un'insegnante della scuola secondaria e in questo momento sono anche dottoranda di ricerca presso la Sapienza, Università di Roma. Mi occupo di psicologia dello sviluppo e ricerca educativa e in particolare l'uso delle tecnologie didattiche digitali a casa e a scuola. Quindi il momento, diciamo, è proprio adeguato alla mia situazione di ricerca. E per il FEM sono Learning Scientist Expert e mi occupo insieme a questi miei cari colleghi di questo percorso dedicato a come la mente impara e come possiamo poi costruire un lesson plan adeguato per i nostri studenti. Allora, io parto con la condivisione delle slide. Eccoci qua, metto in modalità presentazione e ci saranno dei momenti in cui vi chiederemo di partecipare in modalità interattiva e quindi vi chiederemo di collegarvi con un codice per poter darci i vostri feedback. Prego. Sì, giusto, di volta in volta cercheremo anche noi di catturarvi e di coinvolgervi in questo percorso, appunto, che stiamo svolgendo un po' alla volta. Siamo al terzo appuntamento dopo aver presentato una proposta di lesson plan che funziona un po' secondo i principi che ci vengono dalle neuroscienze. Adesso Laura, hai perso non la si sente connessione? più. Non si sente, pensavo fosse un problema mio, invece. Io subito, poi
Quindi sì, intanto che Laura non, che Laura sì, non prende, non riprende la connessione, prendo la parola e vi racconto io quello che magari avrebbe detto Laura, poi gliela lascio immediatamente al suo ritorno per non perdere tempo. Ormai abbiamo imparato con questi webinar a rispettare quasi dei tempi televisivi, siamo quasi degli ormai super esperti di gestione di tempi a Il distanza. nostro Ecco, è tornata Laura, quindi è tornato era un po' seduta. l'isolamento, come si usa dire, di questi tempi. Laura, ci sei? Quindi ho parlato da sola praticamente, finora ho parlato da sola. Benissimo, benissimo. Ok. Allora ricomincio e vi dico che siamo al secondo appuntamento di appunto un ciclo di webinar, no, al terzo anche veramente, perché dopo la presentazione di un modello di lesson plan strutturato secondo anche quello che ci stanno dicendo le neuroscienze, abbiamo sentito venerdì Beatrice ed Andrea che ci hanno parlato di come funziona la mente che impara e oggi siamo arrivati al terzo appuntamento in cui cercheremo di catturare e coinvolgere, di capire come catturare e coinvolgere gli studenti e non lo so se si è sentito prima. Nei momenti interattivi cercheremo anche di catturare e coinvolgere pure voi che ci state ascoltando, quindi vi anticipo già che alla fine ci sarà anche un momento in cui proveremo a tirare le somme di tutto quello che è stato detto e vi invito quindi a prestare attenzione e vediamo se questo è un motivo sufficiente anche per tenere l'attenzione durante questo webinar. Il nostro punto di riferimento è sempre comunque il lesson plan che chi di voi ci segue da un po' ha visto presentato nel primo webinar che potete trovare nella Classroom che è a supporto di questo corso. Per iscriversi è sufficiente utilizzare una Gmail che non sia però una Gmail della scuola, che sia una Gmail comune perché tra di loro non si parlano, non vogliono parlarsi le G Suite, quindi ci obbligano in qualche modo ad usare una Gmail normale. Il codice per l'iscrizione, lo vedete lì in alto, è RIDQU7R e in questa Classroom voi troverete i materiali che noi abbiamo preparato, delle risorse, delle videopillole che ci avevano già messo dentro i nostri Andrea e Beatrice e stiamo anche preparando dei podcast a supporto. Delle attività in cui vorremmo costruire una sorta di vocabolario, di dizionario che ci dia un vocabolario comune, ecco, rispetto alle neuroscienze. Allora, questa è l'infografica che abbiamo preparato e di cui abbiamo già parlato in un webinar che troverete sicuramente nel canale di FEM al più presto. Questo modello ci servirà per ispirarci nella nostra attività didattica, sia in presenza che a distanza, che se a distanza magari ci saranno delle accortezze più da avere e di questo ne parleremo fra due incontri con Daniele in modo particolare. Però ci serve per capire come organizzare le nostre attività di lezione. Allora, oggi in particolare ci concentriamo sui primi due momenti, sulla motivazione ad apprendere e sul momento di apertura in cui andare a recuperare le conoscenze pregresse degli studenti perché aggancino e che facciano da guida e da schema con le nuove conoscenze e il tempo in cui invece prestano la maggiore attenzione, quindi c'è il maggior ritorno dal punto di vista dell'apprendimento per noi come docenti e in questo chiedo l'aiuto di Beatrice che altrimenti mi interroga e io non so se sono abbastanza preparata, per cui lancio la palla a lei prima di andare a dire delle sciocchezze. No, Laura, questa è una battuta che ci facciamo tra noi perché a volte, cioè, così scherziamo anche un po', ovviamente, durante tante sessioni di lavoro e quindi assolutamente preparatissima la nostra Laura. Dunque, partiamo da questa slide che vedete. Per riprendere un po' il discorso della volta precedente, in particolare dove abbiamo proprio approfondito il passaggio dell'informazione dai sensi fino alla memoria a lungo termine.
Volevo che soffermasse un po' la vostra attenzione su quella parte che ho sottolineato e con la freccia, diciamo con la freccia rossa, perché per dire questo, la motivazione si aggancia proprio a questa premessa neuroscientifica, e cioè dai sensi l'informazione, abbiamo visto l'altra volta in maniera dettagliata, passa alla memoria a breve termine, poi dalla memoria a breve termine passa alla memoria a lungo termine, rappresentata con una cassettiera. Se però vedete, ci sono due cestini dei rifiuti che vengono in qualche modo rappresentati in questa diapositiva e che stanno a indicare che l'informazione, tutte le informazioni che a noi arrivano dai vari sensi e in qualunque momento, non è automatico che raggiunga la memoria a lungo termine, ma bensì, dicevamo l'altra volta, deve attraversare dei filtri. Uno di questi filtri è proprio l'attribuzione di rilevanza e di significato che ciascuno di noi dà a quell'informazione quando è in arrivo. Se il soggetto che percepisce l'informazione non la reputa interessante, coinvolgente, rilevante per se stesso, e dicevamo l'altra volta, non riesce neanche a linkarla con delle conoscenze pregresse, questa informazione va rapidamente a finire nel cestino dei rifiuti, cioè non passa nemmeno in memoria di lavoro, quindi non viene neanche processata e codificata. Ecco, questa è la necessaria premessa neuroscientifica alla motivazione. E come sappiamo e come vediamo nella prossima diapositiva, la motivazione è sicuramente un argomento che a scuola ci interessa tantissimo. Perché? Qui ho riportato uno studio del 2015, uno studio internazionale, che riporta come su 2000 adolescenti, uno studio anglosassone, ma credo che la maggior parte di voi sia un docente o comunque un formatore o magari anche un genitore, comunque abbia una piena consapevolezza di quanto troppo spesso nella nostra scuola si viva il senso della frustrazione e della demotivazione. Perché gli studenti, pur amando magari la scuola intesa come relazione, come centro di aggregazione, come socialità, non troppo spesso amano invece i contenuti e le discipline scolastiche. Anzi, questa indagine ci rileva quello di cui tutti noi abbiamo opinione comune, che la scuola in realtà venga percepita come irrilevante per la vita e con contenuti che mancano di interesse. Addirittura su questo studio cita il 50% degli intervistati. Quindi il problema è oggettivamente molto forte e molto sentito. Nelle prossime diapositive vedremo che cos'è la motivazione. E lo vedremo da essenzialmente due prospettive, con l'aiuto di queste quattro voci. Lo vedremo secondo la prospettiva della psicologia cognitiva e lo vedremo secondo la prospettiva delle neuroscienze. Che cosa ci dice la psicologia cognitiva? Che cos'è la motivazione secondo la psicologia cognitiva? Bene, allora, sicuramente ci dice che la motivazione, allora sono tante ovviamente le definizioni, ne prendiamo una così rappresentativa di tutte. La motivazione è un costrutto che ha a che fare con l'impegno cognitivo che ciascuno di noi mette in campo in funzione del raggiungimento di un obiettivo. Se parliamo di motivazione scolastica, ovviamente l'obiettivo è scolastico. È sicuramente correlata ad altri costrutti come l'attenzione, la volontà, la persistenza nel compito e la curiosità. E guardate, ovviamente non diciamo niente di trascendentale nel dire che è legata ad altri fattori, tipo le emozioni, le attribuzioni, le credenze, l'autopercezione, ma forse non so se diciamo una cosa nota a tutti quando diciamo che è un costrutto, la motivazione intendo, che si costruisce con l'esperienza. Cioè, non è innata esattamente, è un errore considerare la motivazione come una disposizione temperamentale o di carattere. La motivazione è un costrutto che ha a che fare con l'esperienza e quindi la motivazione si costruisce. E quindi a scuola abbiamo il dovere di andare incontro a questo insegnamento, anche di come motivare gli studenti ad apprendere. Oggi vi portiamo dal punto di vista della psicologia cognitiva, vi portiamo due modelli che sono quelli un po' più, diciamo, accreditati.
Il primo è il modello di Deci Ryan, che sono questi due signori che vedete nella slide, e che è un modello che si basa intanto sull'autodeterminazione del soggetto, ma che tiene grandemente in considerazione l'ambiente come fattore motivante, no? Tante volte pensiamo che la motivazione sia un fatto soggettivo, in realtà Deci Ryan ci dicono che la motivazione ha una grande influenza, riceve una grande influenza dall'ambiente. Nella diapositiva successiva vediamo come i due studiosi partano da un'analisi dei bisogni, cioè dicono ciascuno di noi, ogni essere umano, questo ormai lo sappiamo tutti molto bene, ha dei bisogni che loro categorizzano secondo tre grandi macro aree, un bisogno di relazioni, e quindi dicono che il soggetto per sentirsi autodeterminato e quindi motivato a fare qualcosa deve sentirsi bene con gli altri. Pensiamo alle classi, pensiamo alla scuola, l'abbiamo detto la volta scorsa, siamo stati tanto sopra il concetto di emozioni, di come queste siano legate all'apprendimento, qui lo vediamo da un'altra prospettiva, cioè anche Deci Ryan ci dicono che se uno non sta bene in classe con gli altri, se un individuo non sta bene con i propri pari, sicuramente gli viene a mancare un bisogno fondamentale, quindi anche la sua motivazione rischia di essere in qualche modo minata. Poi abbiamo un altro grande bisogno, un bisogno di autonomia che è insito in ogni essere umano e che dovremmo rispettare anche all'interno della scuola. Io qui lancio una domanda provocatoria del dire quanti sono i momenti in cui i nostri studenti hanno un grado di autonomia dentro le nostre aule e dentro le nostre classi. Possono forse scegliere parte dei programmi, possono forse scegliere parte dei corsi. Assolutamente no, non hanno mai momenti in cui possono esprimere un certo grado di autonomia. E poi molto importante è anche il bisogno di competenza, cioè si devono sentire capaci, in grado di affrontare un determinato compito. Ecco allora che se nell'ambiente di apprendimento noi riusciamo a creare un ambiente che in qualche modo sia rispettoso di questi bisogni, noi creiamo un ambiente che va verso un aumento di motivazione nel soggetto che impara. Nella diapositiva successiva vediamo un altro modello che si riferisce al modello delle competenze, che è quello di aspettativa per valore, e cioè quello illustro con una metafora velocemente, e cioè la motivazione, secondo altri studiosi, non è altro che il prodotto tra l'aspettativa di riuscire e l'attribuzione di valore che noi diamo alla meta, alla ricompensa, quindi che attribuiamo a quel determinato ambito, principio. Esprimo questo concetto con una metafora, che è quella nella diapositiva successiva, che è quella della montagna. Facciamo questo esempio per capire, no? Aspettativa per valore. Allora, aspettativa, prendiamo l'omino che scala una montagna. Allora, se chiedeste a me di scalare una montagna, che non sono né una sportiva né una scalatrice, dovreste darmi una ricompensa bella alta per farmi scalare la montagna. Se no, io non gli attribuisco valore a questa meta e quindi non mi ci metto, quindi non sono motivato. Se viceversa però mi diceste che mi date 100.000 euro per scalare una montagna, beh, forse mi ci metto, perché in quel caso do un'attribuzione di valore a quella meta. La seconda cosa che ci interessa veramente, scusate, torno un attimo a questo primo principio, ovviamente questo ha a che fare con la motivazione intrinseca ed estrinseca, di cui ci parlerà poi benissimo Daniela nelle slide successive. Invece il secondo fattore, cioè la consapevolezza, il valore, no? Il valore della meta, la consapevolezza di riuscirci. La consapevolezza di riuscire nel percorso è proprio quello che la sensazione che noi proviamo, cioè che cosa noi sentiamo rispetto alla capacità di riuscire, la competenza di Deci Ryan. Mi spiego meglio, se anche mi attribuissero 100.000 euro per scalare la montagna, ma se io ho una caviglia slogata, io ho la percezione e la consapevolezza di non poterci mai riuscire ad affrontare quel percorso e quindi gioco forza, non mi ci metto. Questa categoria di valori prende il nome appunto di credenze e attribuzioni. Nella slide successiva vi passo in carrellata molto velocemente. Le credenze e le convinzioni sono importantissime, cioè uno studente che crede di essere abile in un determinato compito e di avere quindi un
mindset, come si dice, in growing, quindi in crescita, non fisso, non immutabile. Pensiamo per esempio a un soggetto che ritiene le proprie abilità e la propria intelligenza in continuo divenire, avrà molte più chance di essere motivato nei propri compiti. E voi direte, sì, ma questa è una cosa di cui magari io come docente posso fare ben poco. Eh no, invece vi invito ad andare a vedere, questo non è ovviamente il tema e il luogo, perché stiamo parlando di un'altra cosa, ma vi inviterei ad andare a vedere lo studio di Rosenthal e colleghi su Pigmalione e tutta la psicologia che sta dietro questo effetto. E anche sugli obiettivi di studio è molto importante fare una riflessione, perché se lo studente attribuisce importanza agli obiettivi di prestazione, cioè al voto e quindi alla prestazione che fa, al compito che ha fatto, piuttosto che alla padronanza, cioè io imparo perché è giusto che impari, anche qui la motivazione tentenna. O ancora attribuire i fallimenti a cause interne o esterne a sé, per esempio, attribuire un brutto voto al fatto che la prof ce l'ha con me. Io l'ho sentito dire nella mia carriera 2000 volte, no, ma ce l'ha con me, ce l'ha avuta con me, quella lì ce l'ha con me, invece che magari fare un'analisi profonda dell'errore. Ecco, tutti questi tre fattori, diciamo, che entrano in gioco nel creare consapevolezza di poter riuscire ad affrontare una determinata meta. Mentre lascio la parola a Daniela circa la motivazione intrinseca ed estrinseca. Precedente, no? Tutti quegli studenti che attribuiscono a cause esterne, per esempio, sia i loro successi che i loro fallimenti, perché capita anche di sentire studenti che dicono che è colpa della prof se hanno preso un brutto voto, ma anche che sono stati fortunati se invece la loro prova ha avuto un esito molto positivo. È molto più difficile ascoltare uno studente che sa bilanciare qual è effettivamente il motivo, la causa per cui ha prodotto un certo risultato. Ci sono sostanzialmente queste due tipologie di motivazioni, una motivazione intrinseca che tra l'altro si traduce anche in un feedback intrinseco, se vogliamo utilizzare una terminologia che ha a che fare anche con la valutazione, che ci spinge a fare qualcosa senza che ci sia un'immediata ricompensa o quantomeno, anche se ci fosse una ricompensa, è qualcosa che ho deciso da me. Cioè ho deciso per esempio di fare una dieta perché voglio arrivare ad avere una tranquillità e un benessere e quindi tutti i sacrifici che farò in questa funzione sono dettati anche dal fatto che la mia ricompensa sarà la mia condizione di benessere, cioè quella dieta mi permetterà poi di fare attività che magari in questo momento non posso fare. Allora quella spinta è una spinta che parte da me, dall'interno e che quindi mi promuove in questo percorso motivazionale. Oppure una motivazione estrinseca che viene dall'esterno, quello che appunto viene chiamato anche feedback estrinseco, cioè una ricompensa che non proviene da noi, che viene data dall'esterno, ma il problema non è tanto che venga data dall'esterno, ma che viene anche regolata dall'esterno. E quindi potrebbe accadere che se è completamente estranea a me, una volta che non c'è più questa ricompensa, io possa perdere qualsiasi tipo di interesse verso l'attività che sto facendo. A scuola spesso la motivazione più praticata è proprio la motivazione estrinseca, per esempio il voto positivo o il voto non positivo, quindi non solo in forma di promozione, cioè del mandare avanti le capacità e le prestazioni di uno studente, ma anche nel fermarle, perché evidentemente la motivazione può poi convertirsi in demotivazione, quindi in una sottrazione di valore, come diceva anche Beatrice nel modello che ci ha presentato. Ma allora, c'è una buona notizia che c'è già stata detta, cioè che la motivazione può anche essere innata, cioè ciascuno di noi può anche aver ricevuto dai propri ambienti familiari, sociali, culturali, una motivazione estrinseca. E magari nella scuola tutta questa motivazione viene dimensionata, addirittura in taluni casi che poi vedremo, si spegne del tutto. Ma la motivazione però non è una predisposizione, cioè non è qualcosa di genetico, di innato, per cui c'è chi ce l'ha e c'è chi non ce l'ha. E la buona notizia quindi è che se la motivazione non è una predisposizione, vorrà dire che è un'altra cosa. Un'altra cosa noi nella psicologia educativa la chiamiamo una disposizione della mente, quindi non è un tratto del comportamento, non è una predisposizione nata o ereditaria, ma è un'attitudine, cioè qualcosa che si può effettivamente imparare. E se si può imparare la motivazione, si possono imparare anche altri atteggiamenti durante il nostro percorso di apprendimento.
talenti, per esempio la curiosità o la perseveranza. Avete presente quegli studenti che magari sono anche capaci e hanno anche avuto impegno nel preparare una prova e che poi mollano? E si fermano a metà, consegnano prima di aver completato un test scritto, e quegli studenti mancano magari di perseveranza, hanno la sensazione di non riuscire ad arrivare fino in fondo. Anche l'immaginazione si può insegnare, perché attenzione, se qualcosa si può imparare vuol dire che qualcuno ce la può insegnare, e questo è veramente un ottimo proposito e soprattutto è un'ottima notizia. Se si può insegnare, dobbiamo solo scoprire come farlo. D'altronde l'attitudine e quindi la disposizione noi la ritroviamo in uno dei costrutti più importanti che noi seguiamo per la definizione di competenza, che è quella della raccomandazione del Parlamento Europeo del 2018. Dentro abilità, contesto e conoscenze troviamo un terzo parametro importantissimo, che sono appunto le attitudini, e se le troviamo lì dentro vuol dire che siamo anche tenuti ad insegnarli, e allora dobbiamo cominciare a fare un percorso in questo senso. Cominciano qui adesso due step che vi consigliamo di seguire, ai quali vi consigliamo di partecipare, che prevedono una vostra partecipazione attiva. Come vedete, e questo perché vogliamo che questi webinar siano anche webinar in cui si utilizzano degli strumenti che potete utilizzare anche a scuola, in questo caso stiamo utilizzando una presentazione Google nella quale è stato integrato un componente aggiuntivo che è Peer Deck, il quale mi consente di rendere interattive delle slide. Per farlo sto aprendo l'applicazione e adesso farò partire la lezione in modalità Peer Deck. Quindi vuol dire che per poter partecipare alle due domande che vogliamo farvi con queste due prossime slide, dovrete collegarvi ad un indirizzo. Per farlo ve lo metterò dentro, vediamo se posso metterlo nel Q&A o nella chat. Non mi ricordo adesso se accedono, forse dal Q&A, sì, posso farlo dal Q&A. Nella chat anche dovrei, sì, posso mandarlo a tutti i partecipanti, perfetto. Allora vi manderò un link dentro la chat dal quale potete collegarvi. Cliccando su questo link accederete alle due slide successive con le quali vi chiediamo di partecipare ad un'attività interattiva con noi. Allora, siete riusciti? Vedete tutti quanti il link? Perfetto, tre connessi, insomma comincia a salire il numero degli studenti partecipanti, che sarete voi in questo caso, che si stanno connettendo alla presentazione. Come vedete in basso a sinistra, intanto il logo di questa applicazione, che è una grande pera verde, che non ha niente a che fare con la motivazione, perché è un modo di dire, no? Sei una pera, insomma, uno che non capisce niente, ma non credo che sia collegato a questo. Come vedete a sinistra in basso c'è una sorta di contatore che ci sta dicendo quanti di voi si stanno connettendo. Siamo già a 62, quindi aspettiamo ancora un po' che si connettano i partecipanti, dopodiché potremo far partire le nostre slide interattive e potrete ciascuno interagire dal proprio dispositivo e rispondere, fare l'esercizio che vi chiediamo di fare. Aspettiamo ancora qualche minuto, do qualche informazione su questo strumento. Vi dicevo che è un componente aggiuntivo di Google, quindi non è necessario intanto avere la G Suite, è sufficiente avere un account Gmail e andare nello store di Chrome. Questa applicazione per esempio si interfaccia anche con una presentazione PowerPoint, quindi insomma non è necessario neanche avere Google Presentazioni. Nel caso in cui aveste un PowerPoint o un Google Presentazioni, una volta aggiunto il componente comparirà nella barra degli strumenti del vostro strumento di presentazione e potete non solo avere accesso ad un repertorio di slide interattive già pronte che attraversano materie diverse, intanto proprio le discipline, quindi potete trovare slide di geografia, di matematica, di fisica, slide adattate anche per la scuola dell'infanzia, quindi anche per i bambini più piccoli, ma potrete avere anche un pacchetto di slide che sono perfettamente coerenti anche con le tematiche che stiamo trattando, perché si tratta di sondare le conoscenze pregresse, per esempio, degli studenti, prevedere delle attività all'inizio, durante o alla fine delle vostre lezioni, anche in videoconferenza o in modalità asincrona, quindi potreste prepararle comunque
tenerle attive anche se non siete collegati contemporaneamente con i vostri studenti. L'elemento particolarmente utile è non solo l'interattività, ma la raccolta di tutti i feedback. La raccolta avviene in un duplice canale, perché il docente avrà la raccolta di tutti i feedback dei partecipanti, ma anche lo studente partecipante riceverà un'email nella quale troverà il contributo che ha dato a quell'attività. Quindi andiamo proprio nella direzione di motivare lo studente riguardando anche e rivedendo il tipo di prestazione e il tipo di partecipazione che ha dato. Allora, capirete se siete entrati, perché quando partirà l'attività, allora vedo, aspettate che sto leggendo alcuni commenti. Vado troppo veloce nella spiegazione. Allora non vi preoccupate, perché tanto insomma su Classroom vi daremo ulteriori notizie. Adesso lentamente vi dirò come poi state entrando, quindi una volta entrati insomma io farò partire la classe e voi potrete interagire. È previsto anche un intervento, cioè la possibilità di accedere anche durante l'attività, quindi non vi dovete assolutamente preoccupare. Accedete, ve lo rimetto al link che vi metto in chat per qualcuno che fosse arrivato un po' dopo, ecco qui il link. E, a proposito di questo link, capite anche quanto sia semplice far collegare gli studenti, anche i bambini, perché potete dare un indirizzo, come vedete nella slide, joinpd.com, attraverso quell'indirizzo che verrà copiato in una finestra che i vostri studenti apriranno sul dispositivo, accederanno alla presentazione inserendo questo codice. Voi potete stabilire se lo studente accederà in maniera del tutto anonima, quindi potrà partecipare ma senza che voi abbiate la traccia della sua partecipazione e del suo contributo, oppure potete decidere di farlo accedere con un account di posta elettronica. Se questo accade, allora sia voi che lui riceverete poi i feedback che sono stati raccolti. Allora, ci sono già 136 studenti connessi. Io direi di, ecco, Marcella anche che diceva che non riusciva a entrare, adesso è entrata, quindi direi che possiamo far partire la classe. Vado rapidamente avanti, così fate anche un veloce ripasso delle slide precedenti, che come vedete non sono interattive perché non tutte le slide sono state costruite per creare un'interattività. Ci avviciniamo alla prima slide interattiva. Che cosa vi chiediamo di fare? Qui vi chiediamo di scrivere frasi o azioni che avete sentito sicuramente nel vostro percorso da insegnanti, che manifestano secondo voi la motivazione dello studente e o del docente. Guardate gli esempi. La domanda potrebbe essere: che cosa ascolto quando sento parlare uno studente che mi sembra motivato o demotivato, e che cosa invece vedo quando vedo uno studente motivato o privo di motivazione? Qui c'è un esempio in negativo. Lo studente che dice apertamente che pizza a studiare evidentemente sta manifestando uno scarso interesse e quindi potrebbe essere anche una scarsa motivazione a procedere nelle attività che gli proponiamo. Un docente che si arrende e dice non so più che fare con te evidentemente non è più motivato nel insistere sul coinvolgere quello studente. Quindi stiamo mettendo insieme sia motivazioni di tipo estrinseco sia motivazioni di tipo intrinseco. Voi qui potete disegnare o scrivere. Nella vostra personale slide avete questa possibilità. Quindi le persone adesso stanno partecipando e possiamo anche già vedere cosa state facendo. Adesso mostrerò quello che state costruendo come feedback. Ecco qui. Qualcuno si è fermato, sta sul pallocco, state ancora scrivendo, quindi qualcuno sta ancora pensando a degli esempi. Ecco un primo esempio: come posso migliorare la mia media? Ecco qua un primo esempio di domanda che immagino possa denotare uno studente motivato, perché evidentemente quello studente sta cercando una sua motivazione intrinseca. Come posso spingere me stesso a migliorare le mie prestazioni? Come vedete nella frase non c'è una affermazione tipo quale ricompensa posso chiedere per migliorare la mia prestazione, che è un super classico dei nostri studenti, no? Chiedere magari un premio dai genitori, oppure chiedere una ricompensa esterna, un voto alto, oppure un'attività che può fare in virtù del voto che ha preso. Ecco qui, studente sdraiato sul banco, demotivato. È molto importante quello che avete scritto, perché anche l'atteggiamento del corpo nella motivazione
dice molto. Pensate per esempio agli sportivi che guardano una partita alla TV, avranno un atteggiamento di coinvolgimento anche fisico nella partecipazione da tifosi a quella manifestazione sportiva che vi dimostrerà se sono attenti a quello che sta accadendo oppure sono assolutamente distratti e quindi non motivati nel seguire quello che sta succedendo dall'altra parte dello schermo. Come vedete, ognuno di voi ha la sua slide sulla quale può scrivere. Questo voto fa media, posso recuperare? Queste sono frasi che sentiamo, no? Bisogna capire se la domanda la sta rivolgendo a se stesso e quindi potrebbe essere più dettata da motivazione intrinseca, oppure se la sta rivolgendo all'insegnante, quindi se sta chiedendo all'insegnante come può fare per migliorare l'esito della sua prestazione. Oh, eccola qua, vengo a scuola perché mi tocca. E quindi effettivamente forse questa è la strada di uno studente poco motivato. Ok, avete capito perfettamente come funzionano queste slide. Oggi è andata così, ma so che ce la puoi fare. Ecco, questa è una bellissima frase, perché il messaggio, l'abbiamo un po' detto in linguaggio forse accademico, più specifico, però sostanzialmente una delle cose più importanti che l'insegnante dovrebbe fare è trasferire attraverso le attività, le parole, la relazione educativa proprio questo messaggio. Ce la puoi fare. Ecco, questa è una motivazione estrinseca che può diventare intrinseca. Lo studente che ha ricevuto anche la percezione da parte dell'insegnante che ha creduto in lui, riceve una forza tale che può trasformare una motivazione estrinseca in motivazione interiore. Quindi noi abbiamo da una parte un grandissimo potere e una grandissima responsabilità nel percorso in cui abbiamo i nostri studenti con noi. Ecco qui qualche altra. Stai tranquillo, che qui stai sereno porta male, diciamo. Stai tranquillo, forse un po' meglio. Non me ne va mai bene una, non ti impegni mai abbastanza, lo valuta questo compito. Ecco, qui ci sarebbe molto da dire, no? Quindi domande che l'insegnante dovrebbe farsi, ma tiene più al voto o tiene più al fatto che sia migliorato magari rispetto alla prestazione precedente oppure che sia peggiorato? Posso andare in bagno? Questo sì, anche questo. Ecco, questa è l'unica domanda che durante le videoconferenze magari non ascoltiamo da un po' di tempo. Si reca in un museo, ecco, anche lo studente che dopo aver studiato un argomento che lo ha interessato si reca in un museo spontaneamente e lo racconta in classe. Effettivamente quelli sono i segnali che ci possono dire che stiamo passando da una motivazione estrinseca ad una motivazione intrinseca, perché forse non abbiamo detto che spesso è necessaria la motivazione estrinseca all'inizio, ma serve un po' da modeling, serve anche un po' per capire se una volta che piano piano si toglie la motivazione estrinseca si è costruito qualcosa di più solido all'interno dell'altra persona che lo spinge internamente a produrre qualcosa e a proseguire nell'attività che ha deciso di intraprendere. Ecco qua, sono obbligato dalla mamma, non sono capace, devi esercitarti. Questa attività ve la suggeriamo perché è molto importante anche farla con gli studenti, perché sarebbe un'attività molto metacognitiva, cioè li costringerebbe a pensare quando si percepiscono motivati e quando invece non si percepiscono motivati, oppure quali sono i linguaggi che li rendono meno spinti a raggiungere un obiettivo e quali sono invece le forme di incitamento e anche di sollecitazione che possiamo fare ai nostri studenti che non risultino però solo teoriche ma possano provocare anche una reazione pratica. Su come poter integrare strumenti come PeerTech nelle mie lezioni, beh, questo lo possiamo vedere dentro Classroom e forse lo faremo in un altro dei webinar in modo che possiate poi imparare a usare questo strumento in maniera attiva. Allora, io passerei a questo punto alla slide successiva, che chiede comunque la vostra partecipazione. Come vedete, qui ci sono due teste che apparentemente sono... Scusami Daniela, ti interrompo solo un attimo perché ci sono due domande e ti chiedono come fare ad inviare quello che uno scrive su PeerTech. Se puoi giusto fare un... Non c'è bisogno, nel momento in cui ha avuto accesso alla slide, la slide ha direttamente inviato il contenuto. Quindi è una forma anche molto morbida di partecipazione perché non ci sono quei naturali click o di invii che si prevedono in altri tipi di strumenti digitali. Nel momento in cui è entrata con il link che ho messo nella chat, da quel momento ha cominciato a partecipare, quindi in presenza di slide interattive il suo contributo viene accolto dal sistema e poi se si è registrata con la mail lo riceverà anche nella sua casella di posta elettronica. Allora, vediamo qual è l'altra microattività che vi proponiamo. Considera i tuoi punti di vista. Disegna i pensieri dello studente e quelli del docente. Qui potete giocare a fare una corrispondenza, per esempio,
Noi pensiamo che gli studenti possano avere la nostra stessa motivazione nel fare qualcosa. Per esempio, la motivazione del docente potrebbe essere sta studiando per se stesso, per la sua competenza, per diventare uno studente più preparato per affrontare la vita, la società della conoscenza, gli step successivi. Magari invece la motivazione dello studente non corrisponde, magari quello studente effettivamente sta studiando e magari si sta impegnando, ma lo sta facendo perché alla fine dell'anno, se sarà promosso, gli verrà regalato il motorino oppure un grande computer con il quale potrà videogiocare online con i suoi compagni. Quindi ecco, talvolta la motivazione che noi abbiamo non coincide con la motivazione dello studente e dobbiamo fare in modo, e qui sarebbe anche importante una collaborazione scuola-famiglia, di allineare un po' gli obiettivi per evitare proprio che ci siano dei fraintendimenti che potrebbero essere, insomma, non potrebbero spingere lo studente a proseguire troppo più in là nel suo percorso di apprendimento o nel suo percorso formativo per la vita. Siamo in area di lifelong learning, dobbiamo essere apprendenti per tutta la vita, quindi la motivazione intrinseca è veramente molto importante. Allora, vediamo qualcuno dei vostri feedback. Ok, qui non vogliono disegnare e qui abbiamo chiesto, abbiamo usato una slide di disegno proprio per rendere un po', ecco, si può anche scrivere, insomma, perché si aprono una dashboard in cui avete a disposizione sia strumenti di disegno che strumenti di scrittura. Quindi qui c'è scritto disegna i pensieri, ma potete naturalmente anche scrivere. Vedo che sta migliorando, qui manca ancora il feedback dello studente. Oh, qualcuno ha osato disegnare, ecco. Giustamente, capelli dritti per lo studente e faccia gialla per insegnante. Amo il mio lavoro e lo considero una missione, studio perché sono consapevole dell'importanza dell'apprendimento. Ecco, forse qui magari è avvenuto un allineamento, diciamo che la missione dell'insegnante trova una corrispondenza nel pensiero dello studente. Qui la motivazione del docente è ancora in fase di ricerca, lo studente è molto fase zombie, mi sembra. Oh, bellissimo, qui c'è un albero nella testa del docente e c'è, oh, ho capito, qualcosa che accoglie i frutti, quindi insomma c'è una corrispondenza anche qui perfetta. Qui insomma mi sembrano sorridenti, quantomeno allineati, trasferire la passione, e qua invece vedete qui c'è un disallineamento perché l'insegnante vuole trasferire la passione e lo studente cerca una sufficienza. Ora cercheremo anche di indagare e di esplorare su come provare a cambiare la motivazione, trasferirla ad una motivazione intrinseca, perché naturalmente questi tipi di feedback non sono corrispondenti, quindi non c'è passione in chi cerca solo di superare con il 6, no? Ecco qua, 789, 789, qui c'è proprio il numero. Ecco qua, non voglio fare il lavoro di mio padre. Anche questo, se è messo in negativo, però anche questo tipo di motivazioni insiste, cioè esistono negli studenti così come nei docenti. Quindi la motivazione a studiare potrebbe essere anche una opportunità per un passaggio sociale, quindi insomma è una motivazione assolutamente intrinseca che proviene dall'esperienza, come abbiamo detto nei modelli e nei costrutti che abbiamo presentato. Kant è molto importante, c'è sempre il quesito all'esame di Stato, spero che non mi chieda Kant perché non si capisce niente, perfetto. Diciamo che io avrei qualche dubbio anche sulla motivazione del docente, e qui ci sono docente del mese, che è un tipo di premio che per ora nelle nostre scuole non si vede tanto spesso, e qui finire bene per fare le ferie a Ibiza con gli amici, ecco, quindi insomma vediamo che ci sono contributi molto vari, li vediamo rapidamente. Formare e informare, apprendere giocando, ecco, questa sarebbe una cosa molto importante, perché imparare ridendo è meglio che imparare piangendo, e d'altronde si impara anche molto meglio se le emozioni sono positive e ancorano a qualcosa di positivo. Ecco qui. Allora, avete visto anche come poter utilizzare una slide come questa per fare un lavoro invece abbastanza raffinato che mette in relazione due tipi di motivazione. Naturalmente riceverete, se avete messo la mail, i vostri contributi grafici e i vostri pensieri su questa slide, così come li riceveremo anche noi. Faremo una bellissima gallery, la metteremo magari anche sulla Classroom, senza nome, in modo che poi possiamo condividere anche questo materiale che avete contribuito a costruire. Allora, io direi che possiamo uscire a questo punto da PeerDeck, vi ringraziamo di aver partecipato e possiamo continuare con la presentazione. Eccoci qui. Chiudiamo lo strumento e a questo punto io darei la parola ad Andrea.
Scusate, abbiamo fatto un po' di giochi con il microfono. Allora, io ringrazio Daniele e Beatrice per la loro spiegazione davvero molto chiara ed esaustiva sui meccanismi della motivazione. E il mio scopo oggi è quello di raccontarvi un pochino in che modo quello di cui abbiamo parlato in realtà trova una corrispondenza in quella che è, diciamo, l'architettura del nostro cervello, cioè che facciamo quello che facciamo, compresa la motivazione, perché il nostro cervello è strutturato in un certo modo. E quindi chiederei di proseguire alla prossima slide. Ok, allora non spaventatevi. Vi spiegherò in modo molto, molto semplice in che modo la motivazione è regolata nel nostro cervello. Allora, per chi ci ha seguito nelle presentazioni precedenti, avevo detto che la parte del cervello che è nota come corteccia cerebrale, quella che assomiglia, diciamo, al griglio di una noce, tutta fatta di insenature e di parti e di convessità, è la corteccia cerebrale è la sede di quello che chiamiamo il controllo cognitivo, ossia le nostre funzioni cognitive di livello più elevato, che comprendono la gestione degli obiettivi, la gestione dell'attenzione e la gestione della memoria di lavoro, tutti argomenti che abbiamo già toccato o di quali parleremo nei prossimi webinar. Questa area è costantemente in comunicazione con un'altra area meno nota, ma estremamente importante per quello di cui parliamo oggi, del cervello, che sono i gangli della base. Questa struttura, che si trova invece nella parte più interna del cervello, è un insieme di nuclei che ha come ruolo fondamentale la creazione delle abitudini e dei comportamenti consolidati a partire dalle nostre esperienze. E in particolare i gangli della base sono importanti per tutto ciò che comprende il controllo motorio e il cosiddetto chunking, di cui parleremo prossimamente, e, cosa che ci interessa molto oggi, del confronto tra l'aspettativa e la ricompensa, due termini che Daniele e Beatrice hanno già toccato nel corso della presentazione, e in particolar modo nel consolidamento delle abitudini a partire da questo confronto. Quindi, come sono strutturati nel dettaglio i gangli della base? Chiedo di cambiare slide. Si tratta, come dicevo, di una serie di nuclei che si trovano nella parte più profonda del nostro cervello e naturalmente non abbiamo il tempo di dettagliarli tutti, però magari alcuni nomi vi saranno un po' più familiari dopo questa presentazione. Due strutture che ci interessano particolarmente oggi sono la cosiddetta substanza nigra, che è un piccolo nucleo in cui risiedono le cellule che sono responsabili per il rilascio di un neurotrasmettitore che probabilmente conoscerete perché ha acquisito molta celebrità negli ultimi anni, ossia la dopamina. La dopamina è, come dicevo, un neurotrasmettitore che ha una funzione modulatrice all'interno di questi circuiti, cioè è in grado di istruire e le altre strutture del nostro cervello sul valore di piacevolezza o meno di un comportamento in base a due caratteristiche: l'aspettativa che abbiamo, che quindi precede il comportamento, e la ricompensa o reward in inglese, che è invece il meccanismo di feedback che, a partire dai risultati dell'azione che abbiamo compiuto, ci dà ricalibra, diciamo, il sistema e rende il fatto di ripetere l'azione che abbiamo appena fatto più o meno probabile. Questo in termini generali. In termini concreti cosa vuol dire? Che se io ho posto la mia aspettativa sul fatto che qualcosa, per esempio un'esperienza di apprendimento, per esempio, come dicevamo in una domanda che ci è arrivata, sul porre tutta la mia attenzione e la mia aspettativa di un miglioramento della mia condizione sull'insegnante, sulla persona che mi sta comunicando delle informazioni, nel caso in cui le mie aspettative vengano soddisfatte, quello che succederà è che un rilascio di dopamina mi darà una ricompensa dell'aver prestato attenzione a questa persona, quindi di aver partecipato con interesse a questo episodio di apprendimento, perché sentirò che è stata un'esperienza piacevole. Di conseguenza si andrà verso un consolidamento di questo comportamento e la prossima volta che mi troverò in una situazione simile sarà più probabile, grazie al lavoro di questi circuiti e all'attività della dopamina, che io ripeta questa azione. Ed è in questo modo che le abitudini si formano.
In particolare, la struttura è una struttura centrale all'interno di questo circuito è un piccolo nucleo che si chiama putamen. E questa è la sede dell'attività della ricompensa. E per ricollegarmi a quanto è stato detto in precedenza su ciò che riguarda la motivazione estrinseca e la motivazione intrinseca, se puoi cambiare pagina, c'è uno studio molto interessante che ci è stato presentato da Beatrice, nel quale è stato investigato effettivamente dal punto di vista delle neuroscienze cognitive l'attivazione di questa struttura, il putamen, sulla base di motivazioni estrinseche sotto forma di una ricompensa monetaria piuttosto che sotto forma di una ricompensa intrinseca, ossia la presentazione di una ricompensa che ha un valore molto elevato per la persona a prescindere dal valore monetario. E in questo caso la ricompensa intrinseca era un valore di apprendimento. Se puoi passare alla slide successiva, quello che questo studio ha trovato è che il putamen è stata la sede di entrambe dove è stata valutata la motivazione, sia guidata da una motivazione estrinseca, quindi guadagno economico, sia dalla motivazione intrinseca, cioè la motivazione ad apprendere. E quello che è uscito è che in termini quantitativi l'interesse e la motivazione ad apprendere, l'attivazione superava quella il caso in cui l'attivazione era guidata da una motivazione estrinseca, quindi economica. Quindi, in parole povere, dicevamo anche la volta scorsa quanto fosse importante per l'uomo, no? Imparare, cioè è quello che la contraddistingue da tutte le altre specie, e quindi l'uomo ha naturalmente, no? Una innata, questa volta sì, capacità di imparare e curiosità. Peccato che poi si spenga un po' a scuola, ecco, mi verrebbe da dire. Assolutamente, Beatrice. Ci sono tanti studi che infatti citano come il comportamento dell'uomo sia rivolto alla novità e pare al massimizzare le informazioni. Addirittura, non è questa la sede per approfondire, ma ci sono studi che paragonano il comportamento di ricerca del cibo negli animali, che segue delle regole ben precise, a il comportamento dell'uomo nella ricerca delle informazioni. Ed è molto interessante, se poi avremo il tempo magari ne parleremo pure nella classroom, del rapporto che c'è tra dei problemi che questo crea nel momento in cui, come nell'ambiente naturale il cibo diventa disponibile in modo massiccio, così nel mondo in cui viviamo l'informazione e le fonti di informazione diventano così massicce e onnipresenti, e questo ci causa dei problemi che probabilmente derivano dal modo in cui ci formiamo aspettative e ricompense rispetto alle nuove informazioni. Quindi passerei la palla a Laura per la parte conclusiva di questa presentazione. Bene, allora adesso cosa facciamo? Abbiamo sentito delle cose molto belle, molto interessanti, sia da Andrea che da Beatrice che da Daniela, ma domani o subito stasera dobbiamo pensare ai nostri studenti, dobbiamo pensare alle nostre classi. E allora come facciamo a capire come comportarci? Vi chiedo di rispondere a un sondaggio velocemente. Potete o inquadrare con lo smartphone il QR code o digitare sulla barra degli indirizzi in alto, non sulla barra di ricerca ma sulla barra in alto, quel link che vedete lì sopra, etc.ch/EXAA, e vi troverete scegliere fra alcune opzioni. Lo metto nel chat, studenti, così lo trovano direttamente. Grazie Daniela, forse l'avevo preparato ma non l'avevo spedito. Allora vi chiedo di indicare perché secondo voi i nostri studenti mancano di motivazione, quali sono i fattori che vanno a incidere sulla loro motivazione. Potrebbero essere i diversi stili di apprendimento, oppure il fatto che ormai l'attenzione è diminuita, o che per i genitori i compiti, la scuola ormai non sono più importanti, oppure io ve ne ho messo un elenco, le classi sono troppo numerose, abbiamo troppi bambini a cui da seguire, oppure non c'è il tempo per spiegare, o il fatto che oggi usano troppi videogiochi, o
non sanno fare fatica oggi, oppure che, come sostengono molti miei colleghi, ci sono troppi progetti e non si porta via il tempo. Allora, intanto vedete anche, vi parlo un attimo dello strumento, vedete che ci sono gli istogrammi che crescono mano a mano che arrivano i voti. E così noi possiamo visualizzare le vostre risposte, tutti le possono vedere in tempo reale, potete sceglierne finché volete, è solo un modo di provocare appunto la vostra attenzione e rendere anche visualizzabile immediatamente agli altri. In questo momento possiamo confrontare le vostre risposte senza neanche bisogno che io ve lo spieghi più di tanto cosa state scrivendo, quello che sta succedendo. Abbiamo solo usato uno strumento di sondaggi online che si chiama Direct Poll e che può essere aperto gratuitamente. La mail va usata solo per avere la console, il pannello di controllo. Questo sondaggio, se voi non vi registrate, resta attivo per 30 giorni e vi dà proprio il modo di tastare il polso anche proprio così in tempo reale di quello che sta succedendo nella vostra classe, per cui vedete che moltissimi dicono si dà troppa importanza ai voti, e su questo credo che tutti noi siamo molto d'accordo. Al secondo posto ci sono, no, ci sono la difficoltà di attenzione, i diversi stili di apprendimento. Sicuramente i fattori che influenzano la motivazione, che sta alla base della crescita scolastica, sono moltissimi. E quello che vi volevo raccontare oggi io è che c'è stato uno studioso che si è posto la domanda: che cosa rende visibile l'apprendimento? Quali sono le evidenze scientifiche che possono guidare e orientare le scelte pedagogiche e didattiche? E questo studioso si chiama John Hattie. Che è direttore del Melbourne Education Research all'Università di Melbourne, che si è impegnato a misurare l'impatto di quelle che sono qualsiasi, ne ha analizzate tantissime con dei numeri altissimi, ha confrontato l'effetto di attività di fattori come la diminuzione del numero di allievi per classe, se ne aumentano, imparano davvero di più. Il livello di padronanza degli argomenti da parte degli insegnanti, un insegnante preparato ha risultati veramente migliori nei confronti del rendimento della classe, l'impatto dell'architettura, come sono fatte le nostre classi, ha influenza sull'apprendimento, quanto spende la scuola è importante, più test di valutazione cambiano il rendimento dei ragazzi, ecco, lui ha analizzato un sacco di questi fattori e il risultato è che lui dice tutti questi fattori e noi come docenti possiamo aiutarli ad imparare, qualsiasi attività come docente ci aiuta ad imparare. Ma che cosa possiamo fare come docenti invece? Possiamo sicuramente avere un'influenza sul clima, sulla fiducia. Qualcuno di noi diceva prima, ma la fiducia nei confronti del docente è importante oppure no? Il comportamento, la gestione autorevole della classe ha un'influenza? Io ho scoperto che ci sono Andrea e Beatrice che a proposito hanno qualcosa da dire in questo momento. Ci siete? Sì, no, no, Laura, assolutamente. Vai avanti anche perché siamo un po' in ritardo, magari se riusciamo, finiamo verso la fine e facciamo una considerazione, ma vai pure avanti perché sono già le 5:30, quindi vai pure avanti. Allora, che cosa possiamo fare di concreto? Intanto, l'abbiamo già detto, pianificare attentamente e dichiarare gli obiettivi che ci proponiamo, quindi esplicitare il punto a cui noi vogliamo che arrivino i nostri ragazzi, quali sono le evidenze del loro processo di apprendimento. Il fatto di andare a cercare di attivare una conoscenza profonda, in cui ci sono meno contenuti, ma che devono essere raggiunti in un modo più profondo, con una padronanza migliore.
Enfatizzare quindi l'apprendimento autentico legati ai contesti di vita reale, e su questo hanno lavorato anche con i webinar sulla valutazione, che vi invito ad andare a vedere. Stiamo lavorando anche con il flipped learning con Scratch su questi aspetti, quindi apprendimenti che siano legati a contesti di vita reale, proporre compiti sfidanti e fantasiosi che non siano però troppo difficili, perché se troppo difficili vanno a demotivare i ragazzi e rischiano di indurre confusione e scoraggiamento, ma che siano al giusto livello per loro. E poi, quindi, gli aspetti in cui si vanno a sviluppare, sono importanti gli aspetti in cui si va a sviluppare la metacognizione, del fatto della gamification, ce ne ha parlato venerdì scorso Andrea, perché anche questi sono processi importanti, quelli che loro vivono nei videogiochi, che hanno dei feedback continui, una restituzione continua, e procedono per livelli, quindi si sentono adeguati ad affrontare il passaggio successivo, le attività collaborative, le attività di riflessione, di revisione delle attività, e il fatto di renderli autonomi nelle scelte, di consentire ai ragazzi di scegliere anche quello che vogliono fare e come lo vogliono fare. Detto questo, passo la parola a Daniela. Io qui spendo, grazie Laura, solo un minuto rapidissimo perché siamo un pochino in ritardo, e vi rimando però a tutti i materiali del percorso valutazione, la cui sfida è già partita, ma insomma i materiali e la classroom è ancora aperta per ospitarvi, dove abbiamo affrontato il tema in maniera abbastanza puntuale, lavorando molto sulla valutazione per l'apprendimento, quindi la valutazione come fattore di motivazione sia intrinseca che estrinseca, quindi non usata come strumento di punizione o di semplice misurazione, ma utilizzata proprio per provocare apprendimento, dare quel feedback per livelli ai nostri studenti che possano farli convincere di ciò che sanno fare, di come possono aiutarsi e aiutare anche i loro compagni a migliorare le loro prestazioni. Naturalmente c'è una vasta letteratura e anche una vasta esperienza scolastica che ci porta anche a considerare gli studenti che manifestano uno scarso rendimento. Di questo forse parleremo più approfonditamente nei webinar successivi, in particolare nell'ultimo webinar, ma anche nella classroom. Io qua vi dico solo due cose. La prima è che spesso i ragazzi che perdono fiducia in se stessi non sono ragazzi perduti per sempre, sono ragazzi che hanno bisogno di un processo di rimotivazione che può assolutamente essere avviato anche a scuola e in collaborazione con la famiglia. Vi ricordo che c'è un fenomeno che purtroppo è molto diffuso anche in Italia, che è l'hikikomori, che è un fenomeno di sottrazione, di allontanamento sociale, dettato da una profonda e scarsa motivazione e anche da una scarsa fiducia nelle proprie capacità. L'ambiente scolastico viene vissuto in modo particolarmente negativo. È nato in Giappone, ma purtroppo ce lo siamo esportato anche qui in Italia. Ci sono molti ragazzi che abbandonano la scuola e non completano neanche l'obbligo scolastico per colpa di questo problema. Allora, concludiamo Laura con questo rinvio. Sì, scusate, eccomi qua. Io vi avevo preparato l'ultima sfida, che è un quiz interattivo da fare online. Se avete voglia, so che abbiamo sforato, ma penso che veramente potrebbe portarvi via 2 minuti. Si tratta di andare su quel link che vedete in viola, joinmyquiz.com, e inserire il codice 454848. Metto il link nella chat, così. Se puoi, volentieri, grazie. Non mi fa entrare perché è un'immagine, allora lo dobbiamo... Ma lo dobbiamo trascrivere. Ok, lo trascrivo nella chat insieme al codice, poi possiamo anche vedere successivamente, sempre nella classroom, i risultati. Questo è l'indirizzo e il codice ve lo trascrivo. La cosa bella, Dani, secondo me, è oltre che vederlo noi, è che loro possono già avere subito un feedback immediato di quello che loro hanno ascoltato, se hanno capito in modo corretto oppure no. Ovviamente è solo un esempio, non vuole essere esaustivo, non vuole essere neanche troppo complicato, è proprio una cosa da 5 domande, per cui, però potrebbe essere, come dire, per i ragazzi una routine che li motiva a stare attenti durante la lezione e che li rende un po' più partecipi.
Sicuramente la modalità a distanza non è la stessa che la modalità in presenza, però vi posso anche dire che qualcuno prima ha chiesto vale il lesson plan anche se mediato da computer? Ecco, avremo un webinar solo su questo, però a maggior ragione se mediato dal computer, quell'attenzione ad andare ad attivare tutte le fasi, da quella di attivazione a quella del prime time che non deve essere troppo lungo, e se noi abbiamo un'ora di slot di lezione a distanza non possiamo pensare assolutamente di usarla con una lezione frontale, è assolutamente valido, così come deve esserci il tempo per i ragazzi di rielaborare quello che hanno sentito da noi. Quindi io credo che a maggior ragione nella didattica a distanza dobbiamo proprio tener conto di quelli che sono le risposte che ci hanno dato le neuroscienze e di non sovraccaricare i ragazzi. Quindi credo proprio che da questo punto di vista noi possiamo essere abbastanza tranquilli che funziona, che deve rispettare questi passaggi senza dubbio. Io ho visto che intanto 5 persone stanno rispondendo, vi do appuntamento per chi vorrà insieme con Andrea, Daniela e Beatrice nella nostra classroom. Torno nella slide con il codice, così potete rivedere il percorso. Esatto. E anche il nostro prossimo appuntamento, che sarà, Beatrice, mercoledì 29 aprile, giusto, alle 16:30. E quindi vi diamo appuntamento nella classroom immediatamente, perché la classroom è già aperta e molto popolata e popolosa, sia di contenuti che di persone. Siamo già più di 200 che navighiamo all'interno per confrontarci, per trovare qualche stimolo che ci aumenti la motivazione intrinseca. E poi vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo per il prossimo webinar, che lascio presentare a Beatrice. Sì, grazie Daniela. Allora, il prossimo webinar in pratica sarà il continuo di questo. Oggi abbiamo visto in qualche modo come motivare gli studenti ad apprendere, e quindi ci siamo concentrati sulle prime due fasi del nostro lesson plan, quindi il coinvolgimento attivo degli studenti. Nel prossimo webinar invece ci concentreremo di più sulla come facilitare e promuovere un apprendimento profondo e duraturo, e il nostro punto di vista sarà ovviamente come quello di tutti questi webinar, quello che diciamo affonda sulle neuroscienze, trova nelle neuroscienze cognitive la propria radice, e parleremo in particolare di neuroplasticità, di come sviluppare e promuovere neuroplasticità cerebrale, e di quali strategie e strumenti didattici possiamo usufruire per indurre e creare una continua crescita, un continuo growing mindset nei nostri studenti. Detto questo, non so se c'è qualche domanda che leggo una. A volte un insegnante è motivato, altri no. Inserirei tra i fattori anche la motivazione del team dei docenti e anche dello staff di istituto. Certo, sarebbe nel mondo dei sogni, ovviamente sì. Nel mondo reale, non so, noi a Parma diciamo piuttosto che niente, alle mie piuttosto, tradotto vuol dire piuttosto che niente, meglio piuttosto. È una battuta, permettetemi, non per sminuire l'importanza della domanda, che anzi è fondamentale, ma io dico sempre che ovviamente dobbiamo fare con quello che abbiamo, ecco, quindi cerchiamo di metterci ciascuno il proprio impegno, di fare ciascuno la propria parte, e anche un solo, tante ricerche dicono che anche un solo adulto significativo può fare la differenza per un bambino o per un ragazzo. Quindi vi invito a pensare a questo, a pensare alla potenza del nostro mestiere, la responsabilità del nostro mestiere, e con questo vi salutiamo, e grazie ai miei colleghi e amici con cui costruiamo questi percorsi, grazie a voi che ci ascoltate sempre numerosi e attenti, e vi aspettiamo in classroom e mercoledì. Arrivederci. Grazie Bea, grazie Andrea, grazie Laura, arrivederci. Arrivederci. Ciao, arrivederci. Grazie a tutti, arrivederci, buona giornata. Grazie.